Buongiorno prof, ciao, ciao a tutta la classe, inizia la nuova giornata di scuola, Sono il primo ad essere arrivato, guardate, ancora manca la mia compagna di banco, non so perché è in ritardo, vabbè, io intanto posiziono le mie cose, la mia bella sediolina, la mia classe che io adoro, il borsellino, il quaderno e siamo pronti per iniziare questa nuova giornata di scuola, niente, nessuno mi disturberà. Ogni volta ci vuole sempre mezz'ora. Ma è una volta che fai qualcosa senza che io te lo debba ricordare. Ragazzi, quella è Divina. Sì, certo, sono io. Divina, della dinastia delle divinissime. La più divina delle divinerrime. E sentiti onorata che stiamo respirando la stessa aria. Ciao Divina, ma sei la mia compagna di banco, scusami. Così pare, ma questi banchi si possono spostare, dobbiamo per forza tenerli così uniti? Beh, le ha uniti l'insegnante, quindi dobbiamo stare con i banchi uniti per forza. Per forza. Io non volevo venire in questa scuola per poveri. Io volevo andare nella scuola per ricchi, dove ognuno può fare quel che vuole, dove non si deve mica tenere allora, a delle allora, regole. Scusami, Divina, guarda, condivideremo insieme un anno intero di scuola. Quindi io direi di iniziare col piede giusto. Direi di iniziare col starti zitto. Perché direi che è qui, se qualcuno deve parlare, sono io, con la mia meravigliosa voce, piuttosto che la tua. Ma la senti come fa? La senti la tua voce? Sì, certo che la sento, la mia voce, la conosco, è la mia voce. Insopportabile, quasi quasi mi viene il mal di testa. Ciao, lui come butta? Buongiorno, bella a tutti ragazzi. Ciao Emma, grande, sei arrivata? Oh sì, tu sì che sei la mia compagna di banco preferita. Saluto le trote. Yeah, yeah, mi, mi. Ah, è stupendo avere una compagna di classe con cui ti puoi divertire e scatenare. Non ci siamo neanche presentati. Ti conosco già purtroppo, non ti ricordi? Siamo stati alla famiglia reale insieme. Lo so, magari tu conosci tanta gente e credevo ti fossi già dimenticato di me. Come dimenticarsi di te e di quello sgabuzzino che hai per fidanzata? Sofì non è uno sgabuzzino. Guarda che se ti sente, oh mamma mia, cosa potrebbe combinarti? Non è mica cambiando delle tende uno sgabuzzino che si trasforma in un salotto. Ma sei sempre solo questa battuta, Divina. Ma dovresti aggiornare un po' il tuo vocabolario di battute. Ma sai che c'è, guarda, l'insegnante ha detto che non potevamo spostare i banchi. Ma io quasi quasi un piccolo spazio d'aria lo creerei tra di noi. Perché mi sto iniziando a infastidire pure io. Sei infastidito di me? Sì. Guarda che sono io la più infastidita delle infastidite. Sì. Il tuo atteggiamento è davvero, davvero, davvero povero. Oh, Va bene, ma povero, non sono povero, prendimi sono normale. Prendimi lo zaino. Prenditi lo zaino. Prendimi lo zaino. Ma io me lo devo prendere per me. Prendimi, non vedi che c'è la particella mi? Sì. Mi sta per a me. Ok, 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 ma di quale zaino stai parlando, del tuo o del mio? Del mio, ovviamente. E perché non te lo prendi tu da sola? Tieni, è qua il tuo zaino. Lo zaino di me contro te. Ma dove sono le tue cose scolastiche? Dov'è il tuo zaino, i tuoi quaderni, le tue penne? Beh, in realtà lo sai che a me non mi va tanto di studiare, cioè non è proprio una delle mie priorità. Stavo pensando che forse, visto che siamo amici, potresti prestarmi le tue cose, no? Sì, ma non puoi mica venire a scuola così. Rischi di prenderti una nota. Guarda, si fa così. Il borsellino si mette al centro, il quaderno pure e anche questo qui, tutto al centro e diciamo che abbiamo fatto i compiti insieme. Ok, va bene, anche perché sei la mia amica e quindi lo faccio. Va bene, facciamo che questa parte qui scrivi tu mentre qui scrivo io, tanto c'è okay, un'altra penna. Perfetto. Preferisci la penna rossa o la penna blu? La penna blu, grazie. Ok. Nonostante io abbia fatto tantissimi sport come equitazione, ginnastica ritmica e danza classica, io si dia il caso che non abbia tutta questa forza. Guarda, tocca i muscoli, anzi non toccarmi. Non sono molto forte, quindi questo zaino è troppo pesante per me. Ah, è per questo che te lo fai portare dal maggiordomo Bruno? Anche per questo sì, però perché preferisco che gli altri facciano le cose al posto mio. Ehi, aspettate un attimo, ma se Divina è in classe, non vorrei che l'insegnante sia Cornelia? Oh mamma mia, ma vi immaginate se Cornelia è l'insegnante? Sono spacciata, è finita, rovinato. Oh, non ci credo,
Non ci posso credere. Che c'è che succede? Bruno ha fatto il mio zaino. E guardate un po' che quaderni ha messo. Ma questo sono io, sono i quaderni dei miei contro te. Bellissimi. Ti terremo compagnia per tutto l'anno scolastico, cara divina. Non ci posso credere, io devo assolutamente cancellarvi. Dammi una penna. Una penna? Ma che stai facendo? Delle forbici. Delle forbici? Divina, che intenzioni hai? No, 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 aspetta, aspetta, non strappare. No. Io posso fare quello che voglio col mio quaderno. Ogni volta, siamo me contro te. E io sono divina e sono più famosa di voi. Prima tolgo lui e ora tolgo quella stupida di Sofì. Fa tanto la saputella, dice sempre di sapere tutto. Ho il piano perfetto, il piano per salvare la torta. Ma stati zitta. Non credo che Sofì sarà molto felice di quello che stai facendo, divina. Peccato che Sofì non è qui in classe con me. Ecco, quindi se tu ci tieni tanto ad avere la vostra foto di coppia, tienitela, incorniciala, mettila dove vuoi, in bagno e guardala. Il mio quaderno ora è molto più bello. Sì, a me sembra un quaderno strappato. È meraviglioso. E sai cosa farò per personalizzare la copertina? Che cosa vuoi fare? La cosa più giusta al mondo. Cioè? Andrò a scrivere Divina Superstar. Ok, ma tu non sei una superstar? Sì che sono una superstar. So cantare benissimo. Molto meglio di te e Sofì messi insieme. Yeah, yeah, ni 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 ni. Per fare un figurone basta dire così. Yeah, yeah, ni ni ni. Mamma mia, ok, sì sì, va bene. Grazie Divina, grazie Divina. Ma stop, stop, time out. Ok, pausa. Oh, mamma mia, sarà un anno molto lungo con questa compagna di banco. Poi mi ha dato il ritaglio delle mie, della mia foto con Sofia. È molto bella, anzi, sai che c'è? Me la conserverò, me la tacco qui nel banco. Anzi, quando non c'è, la attaccherò proprio nella sua sedia. E ora vediamo un po' che materie abbiamo, perché dovrebbe arrivare il professore da un momento all'altro. Io sono un artista e più che venire a scuola per studiare, vengo a scuola per disegnare. Faccio sempre tantissimi di quei disegni. Ma guardate, stai disegnando? Sto disegnando la casa dei miei sogni, una casa con piscina, guarda che bella. Faccio la piscina gigante, più grande della casa, con tutti i fiori e gli alberi. Sole, sempre il sole. Poi qui metterei tutte le sdraio per invitare mille amici e fare sempre festa. Festa fino a tardi con la musica. Vive Cavaliers! Cara Emma, io sono tuo amico, ma devo essere sincero e dirti che non sei un granché a disegnare. Quella casetta lì fa proprio schifo. Devo essere sincera, non è proprio uno dei miei disegni preferiti. Ne ho fatti anche di meglio. Vabbè, cambio pagina e ne faccio un altro. Cosa ti piacerebbe che io disegni? Aspetta, mi sa che sta arrivando la prof. Oh sì, bellissimo, educazione fisica. Che bello, ok prof, non vedo l'ora. Sì. Ci deve essere stato un errore. Forse voleva dire letteratura, letteratura classica, letteratura francese. Ma che noia, ma che materie sono letteratura francese? È bello, giochiamo a palla finalmente, andiamo in palestra. Giochiamo a palla è una poesia? Ma che poesia, giochiamo a palla è il gioco, giochiamo con la palla, giochiamo a palla. Si viene a scuola per giocare? Ma certo che si viene a scuola per giocare. Poi scusami, andiamo in palestra per fare che? Leggiamo le poesie, puoi stare mai. Ma non è possibile, io ho portato lo zaino, ho fatto una fatica assurda per portarlo e adesso non andrò mica a giocare. Ma, divina, divina, come mocciosi di 3 anni. Su, andiamo, andiamo, avanti. Oh, non mi toccare. Dai, ti tocco, ti queste tocco. Queste mani appiccicatice. Dai, dai, andiamo in palestra, ragazzi, altrimenti facciamo tardi. Ma questa è proprio una noia. Educazione bella, fisica. Bellissimo. Che bello, finalmente possiamo andare a giocare a palla. Ah, meno male che ci sei tu e non Divina. Ecco, la Divina è proprio negata e soprattutto quella noiosa non voleva giocare a palla. Andiamo, andiamo a scatenare noi. Basta pensiera Divina, andiamo a giocare. Sì. Dove dobbiamo andare? Di qua c'è la palestra. È proprio bruttissima. Questa è una porta di calcio? Già, bellissima! Ma è questo lo sport che dovremmo andare a fare? Sì, oppure c'è anche ping pong. Cosa preferisci? Oh, l'imbarazzo della scelta per quale sia più disgustoso. Per forza, se non lo facciamo che succede? Se non lo facciamo ti mette la nota sul registro il professore. Già che non hai la tuta, anche perché non puoi mica fare educazione fisica così, con un vestito lungo e le scarpe col tacco. No, mi sa che non sono proprio scarpe da calcio. Senti, lui, se tu non conosci la moda, non hai idea di quali siano gli outfit più eleganti, più raffinati dell'intero castello, non è mica colpa mia. Io non posso venire in classe con questi stupidi jeans come i tuoi e una felpa che mi sembra
un pigiama. Quindi per cortesia, io sono anche stata educata e non ti avevo voluto offendere. Però se fossi in te non criticherei tanto il mio outfit, se non vuoi che io critico il tuo. Ah, criticare, criticoni, criticanti. Visto che dobbiamo comunque stare qui durante quest'ora, e se tu non fai educazione fisica, io non faccio educazione fisica, e quindi il professore ci mette la nota in entrambi. Meglio che ti aiuto in qualche modo. Sai giocare a palla per caso? Cos'è una palla? Ok, lo prendo per un no. Allora, questa è una palla. Prova a farti qualche lezione di calcio. Questa è invece una porta. Una porta con la rete. E questo è il campo di calcio. Sostanzialmente con la palla bisogna tirare con i piedi e farla entrare qui dentro. Se la fai entrare qui dentro è gol. Se la pari, l'hai parata. Che ci vuole? Gol! Ok, adesso possiamo finire con questa pagliacciata? No, non devi usare le mani, devi usare i piedi. Infatti il calcio si chiama calcio perché gli devi dare il calcio al pallone. E non devi mica farlo con le mani, quindi riprova, ma con i piedi. Magari mi fai vedere come si fa? Ok, va bene, ti faccio vedere, è semplicissimo. Basta prendere la palla, prendere le giuste misure, vedere la porta e poi tirare. Gol! Vedi? Sono un campione nato. E ora? Prova tu. Non c'è cosa che la suddetta divina non sappia fare. Quindi se tu sai fare qualcosa, ovviamente la so fare anch'io. Molto meglio. Ti mostrerò. Posiziono la palla. Quella è la porta. L'ho fatto apposta a sbagliare. Sì, mi sa che ti sta anche cadendo la corona. Vedi? Questo sport non è adatto a me. Non è adatto alle signorine. E io sinceramente non vorrei più giocarci. Perché è da stupidi. E a me non importa niente di questo gioco. È orribile. Io amo giocare a palla, è proprio il mio sogno. Dai, dai, lancia, lancia. Oh, oh, dai, passaggio, passaggio, vai. Oh, yes, yes. Faccio un bel gol, dai, vediamo se la pari. Vai, vai, tira, 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 tira. Non l'hai centrata. Beh, dopo tutto non sono proprio un granché a giocare a calcio, però mi diverto un sacco. Io amo l'ora di educazione fisica. Guarda un po', per fare gol cosa faccio? Faccio così e gol! Batti pugno. Vai! È stupendo avere una migliore amica in classe. Vivremo veramente tantissime divertentissime avventure.